Siamo tutti nella trappola, lo dico ogni tanto, faccio anche dei video dedicati a questo. Perché ne parlo? Per portarti a cambiare attitudine. Infatti io non sono un complottista, io non godo nell'elencare tutte le contraddizioni che ci sono, lasciandoti lì poi con la rabbia, l'impotenza, il senso di essere stato preso in giro, perché non è questo quello che io insegno. Io ti insegno l'attitudine vincente. E sinceramente, complottista o complottatore, inventiamo questa parola, non ha importanza, non è quello il punto. Noi siamo degli esseri umani, quindi ci serve raggiungere un livello di consapevolezza, di stabilità, di realizzazione, dove le nostre facoltà superiori, la creatività, la telepatia, vengono utilizzate. Sì, lo so che adesso parlare di telepatia è ridicolo, è meglio parlare di banche, va bene. In ogni caso, la telepatia, la creatività, l'innamoramento, ma non è quantificabile l'innamoramento, va bene. In ogni caso, le facoltà superiori dello spirito e della mente sono ciò che ti permettono di creare le soluzioni che servono. Io ti dico, rimani lì, concentrato lì, lascia stare la trappola, che tu sia un complottista, un complottatore, uno che non ci crede, uno che fa polemica, se perdi energia e soprattutto se fai perdere energia, non stai aiutando l'evoluzione dell'essere umano. Sì, lo so, c'è gente che fa apposta a mettere in giro delle voci strane così altri si appassionano e intanto il tempo passa e la gente si è amareggiata ancora di più, addirittura immaginando cose che non si possono verificare oltre a tutte le amarezze che ci sono già nella vita per cose che si possono verificare che non sappiamo gestire. Io insegno l'attitudine positiva. Capisco perfettamente, conosco perfettamente gli argomenti. E appunto perché li conosco, ti dico, è una trappola. È tutta una trappola. Dissolvi. La trappola funziona finché tu sei lì a dare energia. Dai energia alla trappola e questo ti tiene incastrato. Tu immagina, stai passeggiando per strada e uno sconosciuto ti insulta e tu ti fermi per parlare con lo sconosciuto perché gliene vuoi dire quattro, perché non è giusto, no? Ma lascia perdere, ma cosa ti interessa? Se tu ti fermi a parlare con lo sconosciuto, rimani nel suo gioco. Sì, ho capito, il complotto è più articolato, vabbè, ma non è quello l'argomento. Siccome è più articolato, vuol dire che tu vali veramente tanto. Pensaci. Se ci sono tutti questi misteri, queste cose non dette, aree non frequentabili, o se dici una cosa, vieni deriso, ci sono migliaia di sconosciuti che su internet, su YouTube, subito ti prendono in giro se dici quella cosa là. Ma chi è che ha organizzato questi sconosciuti tutti d'accordo se dici... E passa poi il messaggio in televisione, arriva una televisione massiccia e dice, qualcuno ha detto quella cosa, vuol dire che sei pericoloso per loro, se la tua mente funziona. Ma non stare lì neanche 5 secondi a parlare con questa gente, lasciali lì con il loro giochino che devono inventarsi la cosa. Passa al livello superiore. Meditazione, telepatia, arte, consapevolezza. Ma la telepatia non si può dimostrare. Va bene. Ho detto telepatia così, quello dice, ha fatto un video sulla telepatia. Ho detto apposta telepatia, ma io mi occupo di telepatia? No. Ma così lo stupidello che vuole commentare mi farà tutto il commento sulla telepatia. Ma non ho detto questo, ma in questo modo, come vedi, dissolvo la trappola. Quello che vuole attaccarsi si attaccherà alla parolina che non ha capito e che non ho detto. Tu invece che hai capito il messaggio hai capito, bisognava semplicemente dissolvere. Esatto. Te lo dico con questo atteggiamento. Liberiamoci dal male, cioè non stiamo qui a dire ma pretendiamo giustizia, ma da chi? Da questa gente. Cioè tu pensi che questi facciano delle scuse, ma no. Ma soprattutto, ecco, dimmi, tu vorresti continuare a vivere con questa gente? Sì, questa gente che ti ha chiesto scusa, no, ma non esiste. Ci sono altri piani di consapevolezza, scopri quei piani, muoviti lì. Quali sono? Amore, verità e bellezza. Amore è
la distanza desiderata, verità è ciò che funziona, bellezza è ciò che ispira. Stai vicino, fai funzionare le cose e ispira. Questo dissolve la trappola. Qualcuno è in difficoltà, stagli vicino, fai funzionare la sua vita e ispiragli nuovi orizzonti. Questo dissolve la trappola. Qualcuno ti impaurisce dicendo cose che non si possono dimostrare. Stai vicino all'argomento, fai funzionare l'argomento e ispira una prospettiva nuova. Con calma, senza nessun problema, perché non c'è conflitto, nel senso che non c'è modo di interagire con il conflitto. Amore, verità e bellezza. L'attitudine dell'essere umano è questa. Sei un essere umano, perciò riconosci questa tua capacità. Evidentemente questa tua capacità disturba, ma non è un problema. Non è un problema perché quando realizzi amore, verità e bellezza, ti trovi a un livello di soddisfazione, di calma e interagisci su un altro piano con le persone. Le persone non sono più impaurite, ci si mette tranquilli e si dice d'accordo, va bene, lo scenario può essere migliore e allora viviamo lo scenario migliore. Amore, la volontà di esserci, la distanza desiderata, l'essere presente, dire io sono lì, sono presente. Verità, ciò che funziona. Ciò che oggettivamente funziona si può spiegare, si può capire senza misteri. Bellezza, ciò che ispira. Ciò che ti apre una nuova prospettiva, ti fa vedere che ci sono delle alternative e soprattutto che tu puoi creare queste alternative che funzionano e che sono lì, sono presenti. Tre semplici parole, amore, verità e bellezza. Dissolvi la trappola. Adesso.